J'adore les portes car c'est un moment. La porte, ce n'est pas un objet, c'est un moment, c'est une action, c'est le début d'une histoire. Voilà. Tu le sai domande? No. Ah, ok. Sorpresa. Sorpresa. È la più difficile questa. Questa è veramente la più difficile. Quella dei Lualdi è la storia di una grande famiglia e di un'azienda del design italiano che ha radici lontane. Fondata nel 1860, da bottega artigiana si è trasformata nel tempo in industria, oggi guidata dalla quarta e quinta generazione familiare. Milano è la sua città d'elezione e da qui è partita per conquistare con le sue porte il mondo. Oggi è protagonista sulla scena internazionale e collabora con i più importanti architetti contemporanei. C'est ça le présent de la porte maintenant, c'est la porte interactive, c'est la porte connectée comme on dit pour tout, sauf que là c'est la réalité. On peut demander beaucoup de services à une porte, on peut lui demander de reconnaître les gens, on peut lui demander de chauffer, on peut lui demander d'envoyer les messages, on peut devenir un écran, on peut lui faire croire que par exemple la porte n'existe pas en ayant une caméra derrière et en faisant un écran, on filme ce qu'il y a derrière et on croit qu'il n'y a pas de porte. Enfin, c'est la porte intelligente. Se penso alla porta, penso a un intanto a un elemento sia architettonico sia magico. Per me le porte sono le porte di Aladino. Batti le mani e si aprono, scompaiono, si smaterializzano, nascondono tesori, li proteggono. E quando abbiamo cominciato a ragionare assieme alla famiglia Lualdi su che cosa fare per fare le porte, io sono partito da lì. Sono un vincitore di compasso d'oro casuale. Io parto sempre da questa semplicissima idea che per me i progetti non sono mai finiti. Forse per me continuerei a modificarli a vita. Questo vorrebbe dire un pochino come una biblioteca infinita di Borges. La porta, la L16 che abbiamo disegnato, l'avrei costantemente modificata nei secoli a venire. Provides an access, but also it is a symbol of the space, the symbol of the people who are actually using the space. So I think a door should be more than just a physical separation between the two spaces. About 2 years ago, they actually approached me to ask me whether I'm interested to design something for them. I said, wow, that is something, you know, I really want to do that. So I agree almost instantly. And then we say, okay, why not? And then we start our collaboration and we start talking about designing something for the brand. Una porta in genere è una forma minimale, è una forma che si riconosce. Il colore aggiunge valore a queste forme, a queste superfici. Ci sono dei colori che sono rimasti anche nel tempo che raccontano di questa milanesità che è un po' difficile da definire, però è che dà una sensazione di intensità, di eleganza. Sono appassionato alla ricerca dei materiali e quindi per me i materiali sono l'elemento fondativo di un racconto, si fa anche per forme. La collezione Edge abbiamo vinto questo Good Design Award, quindi questo ci ha fatto molto piacere perché è stato un lavoro condiviso con l'azienda su questa ricerca, su queste superfici, su queste porte molto particolari. E poi, essendo qua nel Chelsea Hotel Gallia, abbiamo, penso, preso più premi in assoluto per un progetto di hotel in giro per il mondo. Siamo riusciti a trasferire questa qualità del design italiano, questo senso di ospitalità che il design riesce a trasmettere agli ospiti di un albergo di questo livello. In
Innanzitutto, fin da subito, parlando con Lualdi, abbiamo deciso che questo non era un prodotto, cioè non è un prodotto con un inizio e una fine, ma è un sistema. È un sistema che in un qualche modo permette da un lato, in questo caso, a un muro di diventare un filtro, a una parete di diventare un filtro, quindi di mettere in comunicazione degli ambienti, quindi di per sé flessibile. Dall'altra è un sistema e non un prodotto perché può essere vestito e customizzato a seconda delle proprie esigenze. Io ero un grandissimo fan di Lualdi da tantissimi anni, ammiravo i suoi prodotti e un giorno me lo sono ritrovato in studio, è venuto a bussare alla nostra porta a Shanghai e me lo sono ritrovato nella nostra meeting room ed è stata un'esperienza bellissima. La fortuna di aver incontrato Lualdi soprattutto è stata quella di cercare di portare la qualità e il valore di una buona porta in Cina, cosa che invece per adesso è assolutamente sconosciuta, sia nei progetti interni ma soprattutto anche nei progetti di scala più grande architettonici. È interessante la Koan perché è una porta che assolutamente riproduce una qualità artigianale propria del mestiere e della tradizione italiana. Allo stesso tempo cerca di essere un'interpretazione delle partizioni mobili asiatiche, soprattutto cinesi, però con un nome che è giapponese, Koan, che significa è una sentenza essenziale che racchiude in sé il tutto. Un oggetto difficile da comunicare. È un elemento architettonico, di transito tra un ambiente e l'altro, e ha un forte significato simbolico. È chiusura, filtro, diaframma, barriera, ma anche oggetto di comunicazione e connessione, di spazi, persone, luoghi, fisici e mentali. Negli anni è cambiata la comunicazione. Agli inizi veniva comunicato l'oggetto. Poi all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, abbiamo voluto anche utilizzare l'oggetto porta come un elemento un po' sognante, in immagini molto grafiche ma molto eteree, dove l'ambiente spariva comunque, ma dava corpo e dava una personalità molto decisa al prodotto. In questi ultimi 10 anni siamo ritornati a una comunicazione dove presentiamo la porta in un ambiente ben definito ma molto architettonico. Quanti tipi di suoni o rumori si possono trasmettere attraverso le porte? Quasi tutti hanno lo stesso campanello. Il batacchio non si usa più. Quasi quasi vien voglia di inventare qualcosa invece del campanello. Per il centenario della nascita di Bruno Munari, grande maestro milanese, nel 2007 Lualdi ha riproposto la mostra Invece del campanello, già realizzata nel 1991 nello showroom danese a Milano. Strumentario per comunicare messaggi sonori attraverso le porte, secondo l'umore e la sensibilità. Il cuore dell'azienda è Milano e la sua storia è strettamente legata all'evoluzione della città. Da quasi 20 anni, lo showroom in Foro Bonaparte è diventato il punto di riferimento per gli architetti milanesi ed esteri che arrivano in città. E da qui Lualdi si apre al mondo. Lo showroom di Milano ha accentuato questo aspetto milanese dell'azienda, che comunque vuole aprirsi al mondo intero e creare un processo di internazionalizzazione. Però l'attenzione a Milano, alla sua città di elezione, è sempre stato molto attento. Da lì sono nati anche 2 collaborazioni importanti per 2 progetti molto importanti per la città, City Life e Porta Nuova, che hanno cambiato l'aspetto della città e hanno dato l'avvio proprio a Milano a questa immagine ormai internazionale che attira capitali e investimenti da tutto il mondo. Dagli anni 80 Lualdi inizia la sua espansione internazionale con l'apertura al mercato inglese, realizzando progetti con importanti studi di architettura europei
e a quello statunitense, grazie alla speciale collaborazione con Carl Magnusson, allora design director di Knoll. Il progetto che mi ha colpito molto, che secondo me ha inciso molto anche su quello che sarebbe stato il futuro dell'azienda, è un progetto a Londra, alla Banca Europea per la Costruzione dei Paesi dell'Est, la EBRD. L'architetto è stato bravo francese perché ha intuito da subito che per fare un progetto del genere ci volevano italiani. L'azienda per i mobili e pareti era la Tecno e per le porte era la Gualdi. È avuto gioco facile vincere la gara perché la qualità era decisamente più alta rispetto a qualsiasi altro. C'erano degli inglesi, dei tedeschi. Devo dire che da lì è cominciato veramente il processo di internazionalizzazione della Gualdi. Poi da lì Londra è diventato il primo mercato, nel giro di 2 anni, il primo mercato estero dell'azienda. Oggi siamo arrivati a fare più del 75% all'estero. Parte da New York, dal primo progetto di porte per la Citibank Tower, la conquista dell'America. Armi vincenti sono la qualità, l'eleganza, la leggerezza del design italiano e la flessibilità della produzione. Oggi Lualdi ha showroom a New York e Miami e realizza progetti in tutto il mondo. Io ho lavorato durante gli studi di architettura a Milano nello studio di mio padre, per cui io ho memoria della famiglia Lualdi da quando sono entrata in studio. E facevano parte di questo gruppo di produttori, artigiani, altri designers, quel network Brianzolo che si conoscevano un po' tutti. Uno dei primissimi progetti che ho fatto qui a New York è uno di queste brownstone, sono queste case, chiamiamole a schiera, tipiche della città. Ho ristrutturato una casa e come porta ho subito pensato a usare Lualdi, un prodotto che qui ai tempi non conosceva ancora nessuno. Poi abbiamo fatto anche degli uffici e poi è nata la collaborazione con Knoll. Sono partiti da Knoll Wall, introducendo la porta come un elemento caratterizzante. Mi ricordo che uno dei primissimi progetti è stato il Citicorp Building, che è quel grattacielo di vetro verde nel Queens. E poi da lì sono partiti a distribuire in tutti gli Stati Uniti. I first met the Lualdi family and their wonderful products in the 90s, thanks to connections through Emanuela, my wife and architect. And that was in Milan. We visited their factory. I was shocked at the beauty, the simplicity of the product. And we discussed how they might be able to make progress in the United States. Well, I would say my role was more to introduce the Lualdi executives and the product to what we felt were architectural offices that could understand it and had the budget that could make the whole thing into reality. Having overcome some of these reasonable objections, Skidmore, Owings & Merrill moved forward with it, and it became a terrific product and basically set the standard for Lualdi as it moved forward in the American market as a very high quality reference project. L'esterno, l'ire 60. Questo qua è un antenato della Super. Ah sì, guarda. La svolta industriale ha inizio negli anni 60, quando l'azienda comincia a collaborare con gli architetti dell'alta borghesia milanese. Anna Castelli Ferrieri, Vico Magistretti e soprattutto Luigi Caccia Dominioni, che disegna la porta LCD, laccata poliestere,
il primo vero prodotto di design industriale nel campo delle porte. L'architetto Cacciadomini è stato forse il primo che ha visto i lavori di serramenti di una villa Castelli che abbiamo fatto da Renzano e si era informato che aveva fatto i serramenti, che erano fatti molto bene, erano soddisfatto della qualità. Aveva l'incarico di fare la villa dell'ingegner Leopoldo Pirelli in piazza Santo Sepolcro a Milano. Poi ha chiamato l'azienda per fare tutte le finestre, una palazzina nuova, moderna, allora. Ovviamente richiedeva dei prodotti fatti su disegno, su misura, molto speciali, per dimensioni, per esecuzione. E abbiamo fatto tutti i serramenti. E fatta poi la casa ci si è posto il problema delle porte. A quel tempo le porte in commercio di produzione erano di stile più che altro classico, decisamente inadeguato al design della casa. Per cui con l'architetto Cacciadomignoni è proprio un classico esempio in cui la creatività incontra la tecnologia e insieme è stata disegnata una porta. È stato forse il primo esempio al mondo di industrial design applicato a una porta. È stata chiamata LCD, sono le iniziali, Lualdi Cacciadomignoni. Per me Caccia è stato un uomo di cantiere e lui si esaltava quando c'erano le difficoltà perché trovava delle soluzioni estetiche e architettoniche che erano qualcosa che rendeva ancora più bello il suo dettaglio e i suoi lavori. Questo è un disegno che aveva fatto, messo in bella, della sua disegnatrice. E qui dopo lo correggeva, ma erano pochi i disegni. La maggior parte dei suoi dettagli li disegnava sui muri là in cantiere. Risolveva tutti i problemi, risolveva in cantiere. Caccia, quelli ne fai tanti. Fai i Pirelli, fai lavoratante, Caccia. Allora, quando ero piccolo, mi chiamavano Nazarino. Dopo è andato Perrino. E Caccia mi guarda in faccia e mi fa: tu sei troppo grande perché non li piscinini. Rinone. Ma dai, è Rinone. No, Caccia lui voleva 9 decimi. Allora studiava, voleva le porte sottili, pannello che erano no porte, erano un decoramento della villa, via. Pannello che andava a raso muro, poi si chiudevano. Perché lui era facile, l'oceano. Oppure di architetto, guarda che la matita va in tutti gli angoli, ma il legno va in tutti gli angoli. Impara tanto a Caccia, tanto. Il sodalizio con l'architetto Luigi Cacciadomignoni è una pietra miliare nella storia Lualdi. Collaboratore, mentore, amico di famiglia, l'architetto apre la strada all'evoluzione industriale dell'azienda con un prodotto estremamente innovativo e senza tempo, ancora oggi attuale. Il primo showroom è stato aperto in piazza Sant'Ambrogio, di fianco allo studio dell'architetto Caccia. Questo spazio aveva delle finestre che davano direttamente sulla piazza e sulla Basilica Sant'Ambrogio, grande emblema proprio di Milano. E questo ha favorito anche la costruzione, la frequentazione e quindi un rapporto molto cordiale, direi quasi familiare, con l'architetto Cacciadomignoni, che per noi è stato un grande maestro e ha dato l'avvio a quell'aspetto industriale della nostra azienda. Papà Bruno e l'architetto erano molto diversi, avevano un'estrazione culturale, sociale estremamente diversa ma complementare. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare lui, ma anche lui di incontrare la ditta Lualdi. La ditta Lualdi era un team straordinario e la fortuna era anche fatta da tutti i dipendenti. Carlo Lualdi è il capostipite della famiglia. Avvia nel 1860 a Magenta la falegnameria che, molti decenni più tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, avrà un forte impulso con la produzione di serramenti. Lualdi si specializza in quegli anni in progetti su misura di alta qualità, iniziando a lavorare con gli architetti emergenti nel mondo del design milanese. Capostipite, diciamo, era il bisnonno Carlo.
che è la metà del 1800, e noi siamo Magenta, siamo Magenta famosa per la battaglia di Magenta, no? C'è una zia che ha ancora i libri master della contabilità, che riporta un conto, una riparazione fatta per l'allora generale MacMahon, che era il generale in capo dell'armata di Napoleone III, si sono fermati qui a Magenta anche dopo la battaglia, dopo il 1859. Il bisnonno Carlo è lui che ha fatto tutti gli arredi del Savini quando ha aperto, quando è stata inaugurata la Galleria di Milano, la Galleria del Duomo. La bottega, quello che si chiamava bottega, no? Aveva un 7-8 dipendenti prima della Prima Guerra Mondiale. Poi con la Prima Guerra Mondiale evidentemente si è ridotto poco o niente. Ha ricominciato subito dopo per avere ancora un'altra una decina di operai, e l'attività era proprio di falegnameria e anche fare serramenti. Questa è una foto di famiglia intorno all'anno 30 che è stata scattata sulla soglia di casa di fronte al laboratorio di ebanisteria. Ecco, c'è il nonno Pietro e la nonna Maria con 8 dei 10 figli. C'è la zia Maria, Adele, Carlo, Gigi, Alessandro, Roberto, Bruno e Benito. Poi arriveranno anche Romano e Rosi. Carlo, Gigi e Bruno, insieme a Romano, che arriverà solo poi nel 1930, saranno quelli che continueranno la tradizione di famiglia. Papà è stato assolutamente intelligente nell'educazione nostra, ha preteso da noi il massimo nel curriculum scolastico e ci ha lasciati assolutamente liberi, ed era anche molto avanti. Ci coinvolgeva sempre, radunava tutta la famiglia in presenza di un problema, raccontava a tutti, chiedeva il parere di tutti, poi ovviamente si faceva quel che diceva lui. Questa azienda è familiare, è una grossa famiglia che imprenditori dicono: guarda che se sbagliano i miei figli non preoccuparti, dagli due scappellotti come te li davano a te. E penso che sia una buona ricetta. Una nota ricorrente che mi riconoscono alcune persone con cui entro in contatto per lavoro è un rapporto di umanità che io ravvedo anche nelle mie radici, dei nostri papà, dei nostri zii. Sono state tutte persone di una umanità fortissima. Questo è il valore che più di altri vorrei trasmettere ai miei figli, che sappiano veramente fare il loro lavoro con una grande attenzione alle persone che avranno davanti. Lualdi è una fabbrica del design italiano che coniuga la sua storica qualità artigianale e manifatturiera con gli aspetti più evoluti della produzione industriale. L'alta qualità dei materiali e dei processi industriali, la ricerca tecnologica e la flessibilità produttiva sono i punti cardine della sua identità. La personalizzazione della porta per noi è proprio la ragione di esistere, perché la porta è effettivamente un prodotto industriale che si presta anche a produzioni di grandissimi numeri e di larga scala. Se in Italia si fanno circa 2-3 milioni di porte a seconda degli andamenti e noi ne facciamo alcune decine di migliaia, questo dà un po' la proporzione di quello che facciamo. Questa è proprio la nostra caratteristica e ci viene incontro in questa sfida la tecnologia, che rende fattibile una maggiore flessibilità degli impianti e una maggiore flessibilità delle fasi di ingegnerizzazione e progettazione del prodotto, anche per quantità di produzione abbastanza limitate. Thank you.
tema della sostenibilità per l'Ualdi è innanzitutto rispondere puntualmente, tempestivamente alla richiesta della propria clientela per quanto riguarda certificazioni che derivano da scelte politiche, da scelte internazionali. Ci piacerebbe, il nostro sogno, quello di includere nel prodotto il valore del tempo. Parti da un pezzo di legno, comunissimo pezzo di legno, e lo puoi trasformare in qualsiasi cosa. Ci vuole tempo e passione. Attualmente lavoro al taglio del telaio. Ho imparato come si costruisce effettivamente una porta, come si lavora, come si spedisce e tutto quello che c'è dietro. Più che un'azienda, è una famiglia allargata. Lavoro in azienda da un mese. Mi occupo dell'assemblaggio dei battenti, taglio dei binari e lavorazioni sul centro CNC. Sono orgoglioso di lavorare nel Ualdi. Dopo 37 anni conosco tutti, mi sembra di essere un po' a casa mia, insomma. Prima era più un lavoro artigianale, questi ultimi anni qua ho fatto proprio un salto di qualità. Sono responsabile per imballaggi e spedizioni. Adesso la porta è quasi un vestito cucito su misura. Nella fase della verniciatura è lì che vai a dare proprio la bellezza a quello che fai. Quello che esce dalla verniciatura deve essere assolutamente perfetto. Stefano mi aveva presentato questo nuovo progetto che avevano in ballo per Mesero di ristrutturazione della vecchia azienda per ricreare un nuovo reparto produttivo che riguardasse l'alluminio e vetro rispetto qua a Marcallo che era solo legno. Finora si sono sempre affidati a terzisti e creare una cosa interna era anche comunque per loro una sfida. Noi ci conoscevamo già perché costruiamo gli sci insieme prima di iniziare a lavorare qua. Attualmente sto sciando con gli sci costruiti da noi, quindi è una buona soddisfazione che comunque ha dato una buona impronta in ambito lavorativo, perché comunque avere un prodotto che inizi dalla materia prima ad avere il prodotto finito è una bella soddisfazione, assolutamente. Nei prossimi 100 anni mi piacerebbe pensare sempre un'azienda attenta, investimenti su due livelli, qualità e soprattutto sostenibilità e ecologia. Ci stiamo avvicinando a parte i materiali utilizzati, ma anche per quanto riguarda la riciclabilità dei prodotti e usare prodotti che siano sempre più sostenibili. E nel futuro io credo che la porta sarà sempre più integrata con sistemi di partizioni leggere, di rivestimenti murali e di comunicazione tra gli ambienti. Cosa c'è oltre quella porta? Come sarà la porta del futuro? Intelligente, interattiva, invisibile, architettonica. Creatività, ricerca formale e tipologica, nuove visioni di progetto sono gli stimoli per sperimentare tecnologie costruttive innovative e per realizzare i prodotti del futuro. Adesso l'azienda si sta muovendo tantissimo sulle superfici e sta trattando le superfici in maniera, secondo me, molto creativa e contemporaneamente anche molto sofisticata. E io credo che il futuro di questo mondo Ualdi sarà quello lì. Quindi di entrare in superfici sempre più colte e sempre più Ualdi, quindi meno assoggettabili, se possiamo usare questo termine, quindi meno legate ad altri mondi. Sicuramente si modificherà l'utilizzo della porta, cioè probabilmente le porte rimarranno sempre più ancorate degli ambienti immutabili e probabilmente dovranno trovare anche in rapporto a questi ambienti delle evoluzioni e altri invece che probabilmente potranno diventare dei sistemi, quindi dei luoghi e degli elementi molto più come questo, molto più aperti e flessibili.
in futuro le partizioni diventeranno sempre più importanti, proprio perché essendo degli elementi dinamici aiuteranno moltissimo a disegnare gli spazi in una maniera totalmente diversa da prima, non così fissi e rigidi, ma molto più flessibili, molto più fluidi. E sicuramente l'innovazione tecnologica porterà a un'interazione, allo sviluppo di interfacce, di sistemi di comunicazione tra l'essere umano e la porta e l'oggetto, molto più avanzati e molto differenti. Well, we are now developing a new prototype design for Laudi. It carries the Laudi DNA with very good workmanship, proportions, detailing, but at the same time, we have a concept with some of the, well, I would say Chinese concept about a door, because, you know, for a Chinese door, it means something. I think that the point that the door can be made very outstanding and also it can be made almost like invisible is very interesting. So between invisible to outstanding, you have a lot of, you know, choices. Di Eluardi a me interessa la continuità nell'attenzione al prodotto, perché è la cosa che è sicuramente rilevabile in tutto il loro percorso di produzione e di rapporto con gli studi di progettazione, anche quelli più importanti. La ricerca continua, perché ogni anno c'è sempre un qualcosa di nuovo che nasce dalla loro azienda e che interpreta determinate, come dire, ipotesi anche di progetto, determinati spazi, e quindi è un catalogo in crescendo che ha ancora un grande futuro davanti, perché è proprio nel loro DNA essere aperti a questo tipo di relazione con gli architetti e con i designer. Ci piacerebbe pensare, magari esagero, però al prodotto un po' come con un contenuto di arte, fare il proprio lavoro come un'opera d'arte. Questo forse è un po' troppo ardito, ma sicuramente è una grande sfida. La porte qu'il y avait au XXe siècle est une porte issue du Moyen Âge. C'est la porte du château fort. C'est la porte essentiellement faite pour empêcher l'ennemi d'entrer. La porte de maintenant, c'est une porte qui est faite pour ouvrir quand votre ami arrive. C'est totalement différent. Et bien que les portes vont devenir tellement intelligentes qu'elles vont se parler entre elles. Elles vont se raconter ce qui se passe avec tel occupant de telle chambre, comme ça elles pourront s'organiser et s'aider à gérer, grâce à l'intelligence artificielle, ce qui se passe dans la maison, dans l'immeuble. Ce seront des portes qui seront sûrement plus intelligentes que nous.